Cioè, io sono da parte, il dispiacere che ha fatto la mamma di Giulia non è poco, però crediate, non era poco neanche la mamma di lui, perché è una signora normalissima come tutte le mamme, le cose le sanno gli altri, noi non sappiamo mai niente. Il dispiacere che quando sia successo, che tutto pensava, e ti voglio dire che come mamma, nonna, perché sono nonna di 5 bambini, non ci sono parole, c'è proprio da pregare Dio che non succeda. E oggi quando l'ho visto lui come parlava, mamma mia, l'hai sentito lui tu? Lui ha messo tutto, le colpe, tutto. Tutto. Poi che sono molto. Che impressione ha avuto in quel momento? Insomma, se la... Non lo so, cioè, o che c'era con la testa, non ti dico. Poi sono molto amica di dove è andato a comprare il carrello per spostare tutto. Pensa che io il carrello l'ho preso per fare il volontariato al mercato. Cioè lui guarda cosa ne ha fatto di un carrello simile. Cioè ti rendi conto? Il carrello che è andato a comprarsi da Cornai. Cioè, o non c'era con la testa, ma secondo me c'era con la testa, la cattiveria che ha vinto su di lui. Cioè, non ho parole, credimi, non so. Lei conosceva quindi la madre di lui bene? Che... Bene, bene, cioè... Si riforniva la sua macelleria? Sì, mi conosceva, infatti con mia cugina ho detto, ma senti, ma è lei? Sì, è la mamma di lui. Cioè, dunque ti voglio dire, impossibile, perché, come ti posso dire, aveva un lavoro bellissimo, che è un bel ragazzo. Cioè... Che motivo aveva di fare una cosa del genere? Perché è stato scoperto che aveva un'altra? Doveva pensarci prima. Grazie. 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 Graz